cromi in apertura, sgominata la banda dei centri commerciali, tre romeni denunciati dalla polizia per agire e deludere i dispositivi antitaccheggio utilizzavano una borsetta schermata, vediamo i dettagli nel servizio. Una borsa schermata con la stagnola, un paio di tronchesi e un cono per disinnescare i dispositivi antitaccheggio. Questi gli arnesi della banda dei centri commerciali, sequestrati dagli uomini della Volante nel pomeriggio di ieri a tre romeni, due uomini e una donna, senza fissa dimora e dediti ai furti come professione. Il trio è stato denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso e porto abusivo di arnesi atti allo scasso. Ma non è finita. Sui tre sono in corso tutte le procedure per arrivare a un foglio di via che li dovrà tenere lontani dalla città e soprattutto dai suoi centri commerciali, loro obiettivi prediletti, come quello dei Navigli sulla tangenziale, dove ieri la ragazza e il suo compagno, rispettivamente di 25 e 26 anni, hanno agito tra gli scaffali di acqua e sapone e quelli del Globo. Ma gli addetti dei due negozi, insospettiti dall'atteggiamento della coppia, hanno dato l'allarme e chiamato la polizia. Gli agenti hanno individuato l'auto con la quale la banda si spostava, un'Audi grigia al volante della quale c'era sempre il complice con l'incarico di far da palo, un 36enne con precedenti specifici. Hanno intercettato il veicolo nel parcheggio dell'Ipercop, dove gli agenti avevano intuito che il trio si sarebbe diretto. Una volta allertata la centrale operativa della questura e del centro commerciale, i poliziotti hanno atteso l'arrivo dei ladri, bloccandoli. In seguito alle perquisizioni sull'auto è stata ritrovata la rifurtiva, abiti, paia di scarpe, bottiglie di whisky, prodotti per capelli per un valore complessivo di quasi 680 euro. Un bottino che è stato restituito ai negozi e che ha messo nei guai i tre romeni, sospettati ora di essere responsabili della scia di furti avvenuta ultimamente nei centri commerciali di Cremona. Ed è cremonese lo scippatore seriale arrestato a Viadana, l'uomo 39 anni pregiudicato e accusato di essere responsabile di diversi episodi avvenuti nei comuni di Bozzolo, Sabbioneta, Viadana e Campitello di Marcaria. Le sue vittime erano sempre donne anziane, a piedi o in bicicletta, che l'uomo avvicinava a bordo di una utilitaria grigia, arraffando le borsette dai cestini o strappandole dalle mani delle donne. È stato arrestato dopo un'intensa indagine dai carabinieri di Viadana. Passiamo al commercio. La Regione Lombardia ha inserito nell'apposito registro regionale dei negozi storici altre 49 attività e due mercati. Anche in provincia di Cremona è arrivato il prestigioso riconoscimento. I negozi premiati sono Caffè della Gioventù di Bagnolo Cremasco, Gastronomia Bonomi di Calvatone, Macelleria e Salumeria Ghigi di Castelverde e Ferramenta Tonghini di Cingia De Botti. Inizieranno lunedì 27 giugno e si protrarranno sino al 17 agosto i prossimi lavori in corso Vacchelli e in via 20 settembre. L'intervento eseguito per conto di Linea Reti e Impianti in accordo con il Comune di Cremona riguarda l'estensione della rete del teleriscaldamento e la manutenzione della rete elettrica. Per limitare i disagi l'intervento sarà attuato in tre fasi. Ed è già tempo di parlare di Festa del Torrone, la macchina organizzativa è già al lavoro, ecco le date e tutto ciò che serve sapere. Non è ancora arrivata l'estate ed è già tempo di parlare di autunno e della prossima edizione della Festa del Torrone, regina del cartellone di eventi che precedono il Natale. Formula base garantita, 9 giorni di celebrazioni che si apriranno sabato 19 novembre per terminare domenica 27, condita da diverse novità, a cominciare dal tema prescelto che farà da filo conduttore della manifestazione. La scelta è caduta sul tempo, un connubio apparentemente insolito ma in realtà forte ed azzeccato, perché il tempo, come il Torrone, è passato e presente, tradizione e storia, è un sapere che vive e cresce attraverso il passare degli anni. Cremona è anche patria di Ianiello Torriani, maestro orologiaio, inventore e genio del Cinquecento, cui la città dedicherà una grande mostra nel corso dell'autunno. Insomma, la scelta pare azzeccata e accattivante. La macchina organizzativa è già in moto, affidata alla SGP Eventi di Carpi, che si riconferma al comando dell'evento che nelle passate edizioni ha fatto registrare numeri importanti. Nel 2015 sono state 300.000 le presenze in 9 giorni, oltre 300 pullman arrivati in città, 500 camper da tutta Italia, ristoranti locali della città assediati dai visitatori. Obiettivo dichiarato è ovviamente quello di replicare e, perché no, superare il successo ottenuto. Rigenerazione urbana, corso campi invaso dei mattoncini Lego grazie a Cremona Bricks, vediamo.
I mattoncini colorati escono dalle quattro mura e invadono le strade della città. Per ora l'occupazione riguarda solo Corso Campi, ma la legomania promette di estendersi anche altrove grazie alle iniziative di Cremona Bricks, associazione di appassionati di questo gioco che continua ad incantare grandi e piccoli senza alcuna distinzione. Oggi è un grande esperimento, come state vedendo, e speriamo che abbia successo, ma vedo già che i tavoli si stanno affollando. Sul corso sono stati messi a disposizione tavoli e vasche colme di mattoncini nelle quali rovistare a piene mani, mescolare, pescare e trovare il pezzo che serve per comporre la scultura che si desidera. Dall'idea alla sua realizzazione il passo è breve e la creatività senza confini. Indetto anche un concorso che prevede la pubblicazione sul sito di Cremona Bricks delle migliori opere, fra tutte quelle realizzate in questo pomeriggio all'aperto. E così in tanti hanno occupato le postazioni gioco, partecipando all'iniziativa inserita tra gli eventi del progetto di rigenerazione urbana per questo weekend, ma le sorprese non sono terminate. Vogliamo essere sempre presenti nella nostra città di riferimento e oggi facciamo giocare i bambini e stiamo già parlando con l'amministrazione per la prossima manifestazione che contiamo di organizzare nella prossima primavera. Ovviamente non ci fermiamo mai, per il prossimo autunno qualche sorpresa vorremmo riservarla. Passiamo alle notizie dall'Italia. È stata aperta al pubblico The Floating Piers, la passerella dell'artista bulgaro Christo sul lago di Iseo nel Bresciano. Per tutta la notte centinaia di persone hanno aspettato l'inaugurazione avvenuta alle 7.40 dopo il via libera della commissione spettacoli. Sequestrata, segregata e violentata da tre nordafricani in un casolare della Valle di Chiana in provincia di Arezzo, la vittima è una trentenne. Stando a quanto emerso, la donna avrebbe trascorso una notte intera nel casolare dove i tre nordafricani l'avrebbero violentata a turno. La trentenne sarebbe stata tirata in una trappola con un pretesto e poi bloccata, sequestrata e abusata sessualmente, indagine della squadra mobile di Arezzo. È morto all'ospedale di Fabriano Vittorio Merloni, ex presidente di Indesit Company e di Confindustria all'inizio degli anni 80. Era malato da tempo, aveva 83 anni. La Guardia di Finanza di Ancona ha concluso l'operazione Last Travel che ha portato alla luce una ingente evasione fiscale nel settore delle onoranze funebri con la denuncia alla Procura della Repubblica di un intero nucleo familiare anconetano per frode di evasione fiscale per circa 3 milioni di euro di redditi non dichiarati, 30.000 euro di IVA non versata all'erario. Siamo alle notizie dal mondo. Almeno 12 persone sospettate di preparare un attacco sono state arrestate dopo un blitz in Belgio, soprattutto a Bruxelles. 152 garage perquisiti e una quarantina gli appartamenti. Il blitz è scattato dopo una intercettazione telefonica in cui si parlava di attacco imminente. I sospettati, fermati nella notte, pianificavano attentati da compiere in particolar modo oggi durante la partita Belgio-Irlanda. Passiamo agli USA, dove un bimbo di 4 anni è morto a Elgin, nell'Iowa, dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa, probabilmente sparato da lui stesso. La polizia è intervenuta dopo la telefonata al 911. Sul posto, oltre alla vittima, erano presenti anche due bambini e due adulti. In base a una prima ricostruzione, il piccolo si è sparato accidentalmente in casa mentre la madre si trovava in giardino. Eccoci alle notizie sportive. All'indomani della conferma della sospensione della Federatletica russa dalle Olimpiadi di Rio per lo scandalo doping che l'ha travolta nello scorso autunno, il comitato investigativo russo annuncia un'inchiesta penale contro l'ex direttore del laboratorio antidoping russo Grigory Rodchenkov per abuso d'ufficio. Rodchenkov, costretto a dimettersi proprio in seguito allo scandalo, adesso vive a Los Angeles e recentemente ha denunciato altri presunti casi di doping di Stato per dozzine di atleti russi alle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014. Europei di calcio, il Belgio batte l'Irlanda 3-0 e con questo risultato l'Italia ha vinto il girone E con una giornata di anticipo. Gli azzurri giocheranno la partita degli ottavi lunedì 27 giugno alle 18 allo Stade de France di Saint-Denis, dove affronterà la seconda classificata ancora da definire del gruppo D, ma probabilmente sarà la Croazia. Questo per noi era l'ultima notizia, se volete ci vediamo domani.